Imprenditori e amministratori dalla Bulgaria a Borgo Basino, alle fattorie Fagioli. Naturalmente l'obiettivo è sempre quello, scambio di esperienze e soprattutto studiare il territorio e ritornare in patria, naturalmente anche con consigli utili per poter intraprendere a loro volta quelle che sono le iniziative legate al turismo rurale. E allora passo subito la parola a Fausto Fagioli che ci presenta gli ospiti. Sì, la fortuna di avere due ospiti straordinari, sono due sindaci ma sono principalmente degli amici. La cosa importante è questa, che questo gemellaggio con il mio comune, con Civitella di Romagna, poi ascolterete il sindaco Bergamaschi, è una cosa importante perché loro sono venuti giù con gli imprenditori, con l'economia, quindi vedere assieme cosa fare, cosa progettare, non solo per questo incontro, ma per il 2013-2014, e noi vorremmo lavorare proprio sulla programmazione che sarà quella 2014-2020. Assieme abbiamo tante idee, tanti progetti, assieme faremo grandi progetti, quindi il progetto dello sviluppo rurale passa attraverso agli amministratori, attraverso agli imprenditori e assieme faremo grandi cose. Al sindaco di Madan chiediamo subito come sta andando questo scambio di esperienze. Dall'inizio vorrei ringraziare tutta l'organizzazione, personalmente il signor Fagioli, di aver avuto questa possibilità di vedere la bellezza di questo territorio. Sono sicuro che le prospettive davanti al nostro comune, ai nostri comuni bulgari e ai nostri partner, davanti ai nostri partner italiani, sono veramente buone e attualmente pensiamo come potremmo sviluppare queste iniziative e concretizzare i futuri progetti europei. Allora, sindaco di Rudozem, invece chiediamo se c'è qualche cosa che l'ha particolarmente colpito in questa esperienza. Io veramente sono molto impressionato dal fatto che ci sono tanti punti comuni fra i nostri territori e fra le nostre realtà geografiche e anche non solo. Per esempio, il panorama è molto simile, la cordialità della gente è molto simile, ma quello che mi ha impressionato come amministratore è il fatto che qui si cerca di vendere un prodotto turistico, però i partecipanti del territorio sono molteplici, cioè non è che uno pensa a se stesso, ma tutti pensano a tutti, ecco perché questo prodotto turistico è veramente molto riuscito. Allora Fausto, a parte l'ospitalità, insomma qui si vende la Romagna, è questo che risalta. Sì, questo fa piacere, anzi quello che hanno detto loro condivido tutto, perché credo che il futuro del mondo rurale, dell'Europa rurale, sia veramente questa, andare in giro anche oltre oceano a dire questa è la nostra Europa con la forte identità dei territori. Io ho avuto la fortuna di essere ospite da loro e mi sono sentito come fossi a casa mia, quindi questa è la cosa importante. E prima loro hanno detto qui ci sentiamo a casa, questo credo sia il messaggio più importante per creare un grande sviluppo rurale. Allora siamo con altri ospiti, in particolare con dei tecnici, la signora è una esperta di programmi europei e quindi le chiediamo subito insomma qual è, diciamo, la miscela vincente di questo progetto. Io mi occupo dei progetti europei dal 1999 e potrei dire che questo progetto attuale è il nostro secondo progetto, perché con l'organizzazione del signor Fausto Fagioli noi lavoriamo, abbiamo fatto un altro progetto nel 2009. Potrei dire che abbiamo buone prospettive di sviluppare altri progetti nel futuro periodo dei progetti europei, perché oltre il turismo potremmo fare dei progetti nell'ambito delle buone pratiche nell'amministrazione, anche potremmo lavorare nella sfera sociale, cioè posso dire che c'è molto da fare e spero veramente di continuare con i progetti, con l'organizzazione e con il comune di Civitella di Romagna. Allora adesso la parola a un altro esperto di progetti e strategie per capire che cosa state sperimentando in questi giorni, in particolare qui a Borgo Basino. Buongiorno. Le prospettive più vicine, oggi ne abbiamo parlato, per il 2013 e anche per il futuro periodo di programmazione europea, abbiamo concordato di vendere
di cercare di vendere un prodotto turistico comune, sia i nostri comuni bulgari, sia il comune di Civitella di Romania, di vendere questo prodotto turistico comune anche ai turisti che non provengono dal continente europeo, ai turisti giapponesi, degli Stati Uniti e così via. Va bene, Ali Uba adesso, che è un personaggio molto conosciuto qui a Borgo Basino perché da anni si occupa di questi progetti, no, e di tenere anche i rapporti con le fattorie fagioli. Ora, in tutti questi anni naturalmente di operatori qui ne hai portati tanti, ecco, diciamo che c'è stato un riscontro positivo per il tuo paese. Certo, io volevo aggiungere anche il ruolo della, della coordinazione, il ruolo che ha l'Accademia, Earth Academy, in questi processi di scambiare le buone esperienze, perché non basta avere una buona esperienza e dall'altra parte avere un interesse per prendere questa esperienza. Ha bisogno di una coordinazione fra le due parti per poter avere al finale un bel prodotto che noi chiamiamo scambio di buone esperienze, scambio di buone pratiche. Questo è il ruolo importante che noi facciamo nella Earth Academy, l'Accademia Europea per lo Sviluppo Rurale. Allora, Sindaco, possiamo dire che qui la politica, qui a Borgo Basino, scende proprio nel concreto, qui si sviluppano dei progetti, lei naturalmente è fra gli attori attivi di questi progetti, perché insomma il Comune fa parte del territorio e quindi fa parte di questi scambi, con la Bulgaria ma con tanti paesi europei. Che cosa ne pensa, come sta proseguendo questo percorso? Questa è stata una bellissima esperienza, esperienza che ci ha cresciuto, credo, come politici e anche come persone. Credo che questo debba essere comunque il punto di partenza, non il punto d'arrivo, perché credo che queste esperienze, questi progetti di cooperazione, che sono di cooperazione e di buona norma per quanto riguarda soprattutto l'amministrazione, siano importantissimi, siano importanti per, in questo caso, i bulgari, come sono importanti per noi, perché a volte ci dimentichiamo un po' di quella che è la nostra amministrazione, di quelle che sono le nostre buone pratiche di amministrazione che funzionano. Io, quando sono arrivati, che ho dato il benvenuto l'altro giorno, ho parlato della nostra Costituzione, che noi ce ne dimentichiamo molto spesso, ma la nostra Costituzione credo che sia una, se non la migliore, una delle migliori al mondo, quindi credo che abbiamo anche qualcosa da insegnare. Poi politicamente a volte ci perdiamo un po', soprattutto noi politici, e probabilmente molto spesso non siamo all'altezza, però credo che queste siano cose che debbano essere portate avanti, come dicevo prima, deve essere un discorso soprattutto di punto di partenza per fare questi scambi che possono arricchire sia la Bulgaria, in questo caso sia qui il comune bulgaro, che soprattutto anche il nostro. Allora, si allargano gli scambi, come abbiamo detto, anche a livello europeo, si allarga però fortunatamente anche la rosa degli imprenditori che stanno aderendo a questo progetto, che naturalmente si propongono un domani come soggetti che possono interagire. Ecco, qui abbiamo appunto alcuni imprenditori che sono venuti qui a Borgo Basino per capire un po' come vanno le cose, soprattutto per entrare in questo sistema, no? Piero Nardi. Sì, buongiorno. Io credo in questo progetto di interscambio fra Bulgaria e Italia, poter vedere quelli che possono essere degli scambi e delle sinergie nel settore agricolo e alimentare, e soprattutto per quello che è lo scambio anche per i prodotti sia italiani che bulgari, e che possono interagire con un successivo scambio di opinioni, di sviluppo, e poter vedere anche sul territorio bulgaro che opportunità ci sono proprio per realizzare questi progetti. Ora, Marino Castellucci, le opportunità? Opportunità sono quelle di lavorare assieme a un altro paese, conoscere materiali nuovi, nuove esperienze, e eventualmente trasmettere le esperienze nostre per crescere assieme. È così, Roberta Zilli? Sì, sono d'accordo, e soprattutto secondo me, visto che mi occupo più del discorso turismo, cercare anche di avere questi scambi a livello culturale e soprattutto sul territorio agricolo, che non abbiamo mai valorizzato, cercare di valorizzarlo maggiormente, e nell'ambito del discorso del turismo, che secondo me è fondamentale. Ora, Fausto, cresce la rete di imprenditori, no? Sì, cresce. Che dire, cari amici che ci guardate? Pensate, qui
il mondo imprenditoriale crede nel mondo rurale. Ma porca miseria, ma che forza abbiamo? Io dico sempre, qualcuno dice la debolezza della campagna, dice una fregnaccia, la campagna è una grande risorsa se ci crediamo, se ci impegniamo e se la vogliamo sviluppare. Questo è un esempio che attraverso al mondo, come dire, anche industriale, la trasformazione dei prodotti, ma si vede la campagna, la ruralità, l'identità, la storia, la cultura, che nessuno ci può clonare, che diventa la nostra forza. Quindi, cari amici, rimbocchiamoci le maniche, il mondo rurale è una grande carta da vendere nel prossimo, diciamo, futuro. Quindi noi siamo pronti, assieme a voi faremo tante belle cose.